Prosegue la nostra inchiesta per quanto riguarda i prodotti di frutta e verdura, quindi i prodotti ortofrutticoli. Siamo nel mercato rionale di Via Monte Carlo in compagnia di un produttore agricolo di prodotti ortofrutticoli, Paolo Amato. Sei qui col tuo punto vendita due volte a settimana. Quali sono i prezzi dei tuoi prodotti? Io i prezzi dei miei prodotti, io dico normali, sono praticamente limitato, cioè cerco di non aumentare il prezzo, di mantenere il giusto prezzo del prodotto, tanti gli aumenti di produzione che ci sono stati, i costi di produzione ci sono stati, e cerco di non scaricarli tutto sul cliente, rinuncio a una parte del mio utile e un'altra parte, piccola quantità, la rivesto anche sul prodotto, cioè cerchiamo di trovare un connubio fra le due cose, insomma. Come si fa infatti a sopperire il problema aumenti con il problema aumento di prodotti? Perché magari la tua clientela si aspetta dei prodotti ad un determinato prezzo, ma con gli aumenti tu sei costretto comunque ad aumentare un pochino. Allora, innanzitutto la mia clientela si aspetta un prodotto di qualità, cioè quando viene a comprare un produttore agricolo non sempre lo fa per il prezzo, lo fa anche per la qualità, per il chilometro zero oppure per la freschezza del prodotto. Cioè io, il mio prodotto viene venduto, raccolto un giorno prima, la sera, la mattina, il giorno dopo viene portato sul banco qui venduto e lo finisco di vendere in giornata. Il giorno dopo, la prossima volta che ritorno, il cliente a me trova un prodotto certamente di qualità, sia come freschezza come tutte le sue caratteristiche positive. Ovviamente, come fai? Cioè, l'ho già predetto, se bisogna, diciamo, rinunciare un po' al proprio incasso, poi è ovvio che il cliente sa che ci sono degli aumenti in giro, girando altri banchi o i negozi si accorge che costa molto di più la roba, quindi tu cerchi di stare un prezzo, diciamo, che a lui non sia eccessivamente alto. Per un esempio, ciò che potevo vendere, che ti posso dire, 1,20, 1,30, lo porto a 1,50, ci mette la 20 centesimi, la 15 centesimi d'aumento, non di più, per evitare che appunto il cliente si trovi poi con un aumento eccessivo, cioè nel senso che bisogna entrare pure nei panni di compra, oltre alla freschezza e alla qualità, gli devi dare anche un giusto prezzo a tutto questo. Cioè abbiamo un limite oltre il quale noi non possiamo uscire, possiamo farlo per un periodo breve, ce lo possiamo fare per 1, 2, 3, 5 mesi, 6 mesi, ma se la cosa persiste noi non riusciamo più a stare nel mercato. Un esempio, per esempio, molto banale, il concime, che noi usiamo in quantità abbastanza elevata per poter fare le produzioni, è passato da 40-45 euro a 100-110. Ovvio che questo incide sulla produzione, non è che tutti i 60 euro di più li vai a mettere sul prodotto, fai sì che 30 euro vanno sul prodotto e un 30 euro vanno sul tuo utile finale, che ci può stare, non ci può stare, cioè si stira un po' tutti la cinghia. Questo come, è il modo di gestire, come una gestione familiare, una famiglia, cioè quando c'è una difficoltà cerchi di trovare, di aggiustare le cose, questo è il sistema. Come produttore agricolo inevitabilmente hai risentito anche del caro gasolio che ha colpito anche la tua categoria. Ma guarda, non è solo il caro gasolio, perché prima ho appena detto dei concimi, poi il gasolio è ovvio che ha accettato l'aumento. Anche di quanto? Diciamo che tecnicamente un 50% c'è stato già, se non pure il 60% rispetto a qualche anno fa. Cioè nell'ultimo anno si stanno impennando dei prezzi, soprattutto dell'energia, tutti i tipi di energia ovviamente. È ovvio che anche il gasolio è andato su. Noi ce l'abbiamo agevolato come produttori agricoli, non paghiamo quello della pompa. Però è sempre un costo rispetto a noi, cioè se io mi trovo a fine anno 2, 3, 4 mila euro d'aumento, non posso perderci tutti 3, 4 mila, faccio in modo che ne perdo una parte, un'altra parte diciamo li scarico sul prodotto. Diventa per forza indispensabile fare questi aumenti, piccoli aumenti o grandi aumenti, sta chi poi fa dei grandi aumenti, però poi ne risente come clientela, come, diciamo, come vendita. Non ci possiamo spostare più di tanto, cioè bisogna trovare un aggiustamento alle cose. Senti, quali sono invece i prodotti che tu porti qui al tuo punto vendita nel mercato rionale e quelli più richiesti?
Allora, io come vendita a sto periodo sto vendendo, vabbè, ho cominciato le prime verdure, cavolfiori, broccoletti, rape, tutte queste verdure. Poi c'ho la produzione estiva che è fatta di peperoni, melanzane, tutte queste cose qua, insomma, patate, che tutti gli articoli, diciamo, sono abbastanza forniti. Io produco parecchi tipi di cose, quindi... Quindi se qualcuno ti chiedesse prodotti fuori stagione non potresti aiutarlo? No, io non vendo fuori stagione, io ho scelto la mia linea commerciale che è quella, cioè come produzione, che è quella della stagionalità. Io vendo solo la stagionalità, cioè nel senso che ciò che si produce in quel periodo si può produrre in piena campagna, in piena aria, io produco tutto ciò che è fuori stagione, non voglio dirlo ma lo devo dire, diffidare di questi che vendono le fuori stagione come produttori agricoli, perché se sei un produttore agricolo non puoi avere fuori stagione. Fuori stagione lo puoi fare solo se tu sei un commerciante. E così funziona, purtroppo, è la verità. E senti, per quanto riguarda il futuro, cosa ti aspetti? Le cose potrebbero migliorare per quanto riguarda il tuo settore? Allora no, questo settore agricolo è stato sempre un settore difficile da fare, è stato sempre un po'... noi adesso c'è il caro gasolio, poi ci può stare il clima che ti può incidere, un'intemperia, poi a volte c'è i mercati vanno giù, ma adesso si parla tanto di cario prezzo, poi bisognerebbe parlare pure dei periodi che i prezzi sono così bassi che il produttore agricolo non si dà neanche il costo di produzione della roba e parecchi la lascia nelle campagne a perdere o la distruggono perché non hanno neanche più la convenienza di raccogliere, già che devono affrontare altri costi aggiuntivi per poi vendere al di sotto del costo di produzione, e che perso per perso si perde tutto. Cioè, esistono tante fasi, noi abbiamo a che fare con cose vive, non con cose inerte che chiudi la fabbrica e aspetti che riparte il mondo, no. Noi, il nostro ciclo è sono esseri viventi, insomma, questi, e quindi automaticamente non ti puoi fermare. Se c'è un frutteto, il frutteto sta là, non è che lo chiudi, lo devi potare, lo devi assistere lo stesso, devi arrivare a fare tutto il ciclo vegetativo, se no l'anno successivo, se si dovesse riprendere il mercato, hai perso quello prima e quello dopo. Cioè il lavoro devi fare lo stesso, quindi è molto difficile. Come settore è molto difficile, io dico è bello, è piacevole, è rilassante, ma è difficile, cioè se non lo sai fare non ti ci mettere a farlo a livello proprio di attività economica, se lo vuoi fare come hobby, piacere, va tutto bene, ma se lo devi fare come un'attività economica io sconsiglio agli avventurieri. Perché quindi è complicato. Bello, ma deve avere molta preparazione, molto diciamo knockdown dietro che ti permette di avere già conoscenze che tu quando ti si verifica la successiva non devi fare ancora esperienza, già la sai. Cioè io me ne ho fatta tanti, io sono una vita che faccio questo lavoro. Posso non sembro un vero produttore agricolo, ma sono il più vero produttore agricolo. Grazie. E con la testimonianza di Paolo, gentilissimo, noi vi salutiamo, cari amici di Termoli Online, qui da Lia Catenaro.